Benvenuti tutti su questo canale. Stiamo per trasmettere un'altra udienza del processo Andreotti che si è svolto a Palermo il 16 gennaio del 1997. In aula ascolterete il test giornalista Giorgio Bocca. Buon ascolto. Giorgio Bocca, nato a Cuneo il 28/8/1920. Pubblico Ministero può procedere. Lei ha conosciuto il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa? Sì. Quando l'ha conosciuto e come? L'ho conosciuto la prima volta quando mi telefonò da Palermo e mi disse che aveva bisogno di parlarmi, se potevo andare a trovarlo a Palermo. Allora il giorno dopo io partì e arrivai qui a Palermo e alle 11 del mattino andai a Villa Paino. Quindi diciamo il primo incontro personale con Dalla Chiesa l'ha avuto nel 1982. Sì, avevo dei rapporti con lui di tipo giornalistico, nel senso che essendo tutti e due della stessa luogo, della provincia di Cuneo, io avevo un rapporto, diciamo così, personale con lui. Gli facevo spesso delle critiche per il modo un po' teatrale Può parlare un po' più vicino al microfono, Per un forse? modo un po' teatrale con cui gestiva la caccia alle Brigate Rosse, in modo particolare quando ci fu l'arresto di Curcio, eccetera, che era tutta una messa in scena, insomma. Questo io come giornalista glielo rimproveravo. Mi scusi, questo rimprovero, questa critica avveniva attraverso colloqui personali con No, Dalla no, Chiesa o attraverso sempre, articoli che lei scriveva? sempre attraverso il giornale, insomma. Ho capito, quindi la prima volta che ho occasione di parlare personalmente con Dalla Chiesa è nel 1982. Ecco, può ricordare l'occasione di questa intervista? Cioè è lei che chiede un'intervista dalla Chiesa o viceversa? No, è dalla Chiesa che mi ha chiesto di andare giù Ecco, che ed cosa le ho dissero? capito il motivo quando sono entrato in questa prefettura. Mi scusi un attimo, mi scusi se interrompo. Era la prima volta che dalla Chiesa le chiedeva di Sì. intervistarlo. E telefonò lui personalmente a lei per chiederle questa No, intervista? telefonò al giornale, Sì. mi pare a Giovanni Valentini, il quale mi disse: mi ha telefonato dalla chiesa, vuole che vai giù. E allora io non, era un periodo in cui ero in montagna, non stavo bene, ma capii che c'era un motivo particolare, insomma. Lo capì e glielo spiegò poi dalla chiesa quando lei andò a Palermo qual era questo motivo particolare. Sì, devo dire che l'avevo capito ancora prima di parlargli, perché questo personaggio che era al centro della lotta contro la mafia, di guardia al palazzo c'erano due poliziotti, uno che leggeva la Gazzetta dello Sport e l'altro che fumava, e io sono entrato e non mi hanno neanche chiesto cosa andavo a fare. Sono salito per questo scalone, non c'era assolutamente nessuno. Sono entrato in un corridoio, in quel momento dalla chiesa stavo uscendo da una Quindi toilette. lei, se abbiamo capito bene, è arrivato dinanzi all'ufficio della Chiesa senza che nessuno gli chiedesse documenti e dove doveva andare. Niente. Allora ho capito che c'era qualche cosa di particolare, insomma, che questo personaggio non era guardato e tutelato assolutamente. Capito. Avrebbe potuto entrare chiunque. Poi sono stato nel suo ufficio per un'ora e mezza e non ha telefonato nessuno. Cioè lui mi ha subito fatto capire che era completamente isolato, che tutte le autorità rispondevano in maniera cerimoniosa, ma però non gli davano mai, non gli davano seguito. Ecco, E che soprattutto lui aveva chiesto parecchie volte che gli fossero stati concessi dei poteri particolari, specialmente di coordinamento delle questure siciliane, che invece questi poteri non arrivavano mai Più vicino al microfono, dottore Bocca. questi poteri non arrivavano mai e che lui praticamente non poteva coordinare una lotta alla mafia. Ma le spiegò il motivo per cui
attribuiva a netta importanza a questa intervista che voleva rilasciare. Era lui che l'aveva chiesto, le spiegò, io le ho chiesto di venire a intervistare per questo motivo, per esempio. Sì, ma il motivo era molto chiaro, lui si sentiva isolato e voleva che su un grande giornale, anche un giornale abbastanza credibile, perché noi eravamo critici nei suoi rapporti, nel suo rapporto, si sapesse che lui era solo e che lui me lo spiegò molto chiaramente: la mafia uccide quando prima fa il vuoto attorno a una persona e poi la uccide. Quindi questo motivo, dico, dalla Chiesa glielo esplicitò in questi termini, sì, sì. In cui lei lo sta raccontando? No, me lo disse proprio perché poi il discorso fu molto confidenziale, insomma, lui me lo dice: qui mi stanno isolando e quando un uomo è completamente isolato poi lo uccidono. E quindi, diciamo, questa intervista, se ho ben capito, serviva per mettere al corrente l'opinione pubblica di questo suo isolamento? Sì, no, difatti ebbe una grande risonanza proprio per quello, perché la gente capì che era un'ultima chiamata di aiuto, insomma. Che la gente capì questo, da che cosa le risulta? Da commenti che raccolse? Ebbe una eco enorme questa intervista, anche superiore a quello che io mi aspettassi, perché poi in fondo non è che ci fossero delle rivelazioni particolari. La gente capì che questo uomo era disperato, era solo. Ma lei gli chiese in quell'occasione: ma perché non chiede direttamente al potere politico di Roma di conferirle quei poteri che lei richiede? Perché il potere di Roma lo isola? Gli fece questa domanda? Ci fu un discorso di questo genere? Un discorso di questo genere era implicito, nel senso che lui aveva capito che il rapporto fra la mafia e il potere centrale era tale per cui questo patto di protezione della mafia funzionava. Ecco, possiamo ancorare questo che lei sta dicendo delle frasi di Dalla Chiesa, cioè Dalla Chiesa disse qualcosa in questo senso? C'era questo lato che io avevo già scritto molte volte prima, di questo rapporto tra il potere politico e la mafia, quindi era dato tutto un po' per inteso, eravamo d'accordo praticamente, anch'io ero convinto che ci fosse questa protezione. Dalla Chiesa in quell'occasione fece nomi di alcuni politici, nome e cognome, oppure aree di appartenenza da lui individuati, ecco, come collusi, vicini alla mafia? No, non mi fece nessun nome, anche perché erano dei nomi, anche quelli abbastanza impliciti, insomma. Sono per esempio la faccenda di tutte le sentenze della Cassazione che mandavano assolti, cassavano le condanne, eccetera, era un fatto notorio, insomma. Non era... Senta, nel corso di quell'intervista parlò anche dei Cavalieri del Lavoro? Sì, mi parlò, questo non lo scrissi perché appunto pensavo che fosse un argomento che potevo essere anche querelato, perché non avevo nessuna prova, ma lui mi parlò chiaramente di questi Cavalieri del Lavoro che stavano venendo a fare dei lavori a Palermo e mi disse: come lei ben saprà, se questi qui vengono a Palermo è perché hanno il consenso della mafia, se no non verrebbero. Ricorda? Se non verrebbero. Ricorda se fece i nomi di questi Cavalieri del Lavoro? No, non mi pare, insomma. Ma erano, ecco, lì sono sempre questi discorsi, erano talmente noti. Senta, nel corso di quell'intervista vi è un punto in cui si parla anche dell'omicidio Mattarella, ricorda che cosa le disse Dalla Chiesa? No, su questo non mi ricordo esattamente. Penso che mi abbia ripetuto questo concetto di quando uno rimane isolato politicamente poi viene eliminato. Ho capito. Senta, Dalla Chiesa le parlò mai di motivi di tensione, di contrasti che aveva avuto anche in passato con esponenti di vertice dell'Arma dei Carabinieri? Ma lui non me ne parlò, però era abbastanza noto che nell'Arma dei Carabinieri lui non era amato da tutti, anzi, perché era anche un uomo ambizioso, era un uomo che credo che volesse fare politica, poi avesse
la speranza di diventare ministro degli interni, e quindi nell'arma dei carabinieri c'erano delle persone critiche nei suoi riguardi, cioè nel senso che lui capivano che era un uomo anche politico, ecco, che aveva degli interessi politici. Senta, che dalla Chiesa aspirasse a diventare ministro degli interni, lei ricorda da chi l'ha saputo? Ma lo si diceva, perché c'è stato un periodo in cui si diceva che lui fosse un po' il candidato di Craxi a diventare ministro degli interni. Che periodo siamo? Eh? In che periodo siamo, per capire? Prima di Palermo? Sì, prima di Palermo. Quanto tempo cioè, prima? La domanda venne posta quando lui lasciò l'arma dei carabinieri. Allora tutti dissero: che cosa farà quest'uomo così importante, così attivo? E si disse che forse era candidato a fare il ministro dell'interno. Ecco, io le chiedo se è possibile uno sforzo di memoria, se lei, facendo mente locale, ricorda se questa notizia che forse dalla Chiesa poteva aspirare a fare il ministro dell'interno, lei la ebbe parlando con qualche esponente politico, con qualche collega giornalista, con qualche persona, oppure se era una voce così che girava in modo generico. Ma sa, in genere queste notizie erano notizie che circolavano nell'ambito del giornale. Io telefonavo a Scalfari e lui mi diceva quel che pensava, insomma, telefonavo a Battistini, quindi erano notizie che circolavano dentro il giornale. Senta, a proposito proprio di Battistini, lei il 6 ottobre del 1978, anzi sulla Repubblica del 6 ottobre 1978, venne pubblicato un suo articolo dal titolo "Il generale tace, il giudice ignora". Come le ricorderà, il 1 ottobre vi era stata l'irruzione nella cova delle BR in via Montenevoso ed erano stati rinvenuti i documenti di rimorso, tanto per localizzarlo nel tempo. Quindi... Presidente, io faccio notare che il capitolato che riguarda il dottore Bocca, deposizione resa a Maxi 1, in particolare per riferire contenuto del colloquio con il generale della Chiesa nel periodo in cui quest'ultimo era prefetto di Palermo, nonché sulle circostanze riferite in un articolo pubblicato sul quotidiano La Repubblica 10/8/1982. Cioè, vicenda Moro è assolutamente esclusa. Presidente, per richiamare per agevolare la ricerca, parlo di pagina 30. Signor Presidente, se avessi potuto concludere la domanda, probabilmente questa obiezione non sarebbe stata formulata. Concluda e poi vediamo. Ecco. Nel corso di questo articolo, lei tra l'altro scrisse che i carabinieri... In quale articolo? Di questo, del 6 ottobre 1978. Eh? 6 ottobre. 1978, che tra l'altro è acquisito agli altri. Scrisse che nottetempo le carte di Moro erano state portate a Roma in visione di un personaggio politico. Nel corso di quella conversazione che lei ebbe a Palermo nel 1982 con la Chiesa, questo argomento così rilevante, ecco, fu trattato, fu esaminato dalla Chiesa alle Chiese, ma come ha scritto questo articolo, chi le ha dato questa informazione? In questi termini ha messo la domanda, perché c'è un aggancio alla circostante dell'otto. Ma il mio rapporto con dalla Chiesa era che quando gli contestavo, appunto quando lo vidi poi gli parlai, gli contestai anche la faccenda della cattura dei brigatisti, lui rideva e mi diceva: ma lasci perdere, cioè come dire... Sì. Questo specificamente? Sì, questo, anche questo argomento qui, lui In quella occasione? In quell'occasione mi disse: ma insomma, non posso parlare, non parliamone, insomma. Il tono era quello. Se c'è stata una cosa irregolare, non è che io gliela dico a lei, scusa. Quindi questo fu il tono. Quindi, come dire, se ho ben capito, dalla Chiesa non disse una cosa assolutamente assurda, disse: se c'è qualcosa di irregolare non lo venga no, a lei. No, non me lo disse, me lo fece capire. Insomma, a un certo punto io gli facevo queste domande e lui diceva: lasciamo. Le chiedo scusa,
non credo che ci possa interessare quello. Ci interessano fatti, non mi fece capire. Fece capire, vediamo da che cosa glielo fece capire. Avvocato Lombardi. Signor Presidente, sì, non è che mi dice. Il teste dirà da quale fatto non ha mi capito. Dice, che... Non mi disse esplicitamente c'è stata questa irregolarità. Cambiò discorso, insomma. Comunque, un fatto. Mi pare allora di avere. Quella frase non l'ha detto. No, no. Quale frase, Presidente? In modo che la capisco anche io. No, la frase che ha detto poco fa il teste, il generale non la disse. No, non mi ha detto. Lo capì lui. Sì. Se c'è qualcosa di irregolare. Mi fece capire che non era il caso di parlarne. Sì, però dobbiamo distinguere, vero, dottore Bocca? Dobbiamo distinguere fra quello che sono le sue frasi, il suo pensiero, no, e quello che era il pensiero del generale. Perché non bisogna fare confusione. No, ma è un pensiero che io ho indovinato, lui non mi ha detto niente. Prego. Ecco, comunque lei ribadisce che in quell'occasione dalla Chiesa non disse è una cosa che non ha fondamento. Non lo so, appunto, siccome dice cambiò discorso. Cambiò discorso. Sì. Senta, lei sa chi erano i cugini Antonino e Ignazio Salvo? Insomma, erano i personaggi più noti della vita politica siciliana. Presidente, le chiedo scusa, su questo tema la difesa formula ancora opposizione. Sì, ma il tema generale però delle... No, il tema generale... Questo non è un processo, non è una causa civile il risarcimento del danno con i capitolati di prova blindata. Il tema rimane. Il tema generale, avvocato Sbacchi, omicidio del generale Callalberto della Chiesa, circostanza attinente ai comportamenti dell'onorevole Giulio Andreotti nelle vicende anteriori e seguenti. E poi ci sono delle domande specifiche su queste circostanze specifiche, quindi la domanda è ammessa. Il comportamento dell'onorevole Giulio. I Salvo erano imputati nel Maxi 1, di cui il dottore Bocca è stato sentito, quindi la domanda è ammessa. Prego. Allora lei stava dicendo che erano i personaggi più noti della politica siciliana? Quegli anni, scusi, fissiamoli nel tempo. Anche prima del 76. Cioè? Anni 70, diciamo. Nel 76, quando uscì Repubblica, venne subito in Sicilia a fare delle inchieste. Beh, i personaggi più noti erano Lima e i cugini Salvo. Cioè, il primo come trait d'union fra la mafia e il potere politico, e gli altri come finanziatori della Democrazia Cristiana. Erano gli esattori, avevano i soldi, erano personaggi dominanti. Quindi da allora, diciamo, dal 1976, lei sa chi erano i Salvo? Sì, no, erano quelli da cui tutti volevano andare a fare delle interviste, loro non ricevevano nessuno, ma erano personaggi centrali, insomma. E tutti volevano andare da loro a fare le interviste perché? Perché sapevano che erano i finanziatori della DC e quindi della corrente e quindi dei personaggi importanti politicamente. E lei ebbe mai un'intervista dai cugini Salvo? No, no, mai. No. E le risulta che... No, anzi, ero uno di quelli considerato un nemico, quindi non mi ricevevano assolutamente. Quindi tentò di avere un'intervista sì, da loro? Sì, sì. E come tentò? Ci può raccontare? Glielo che telefonai e mi risposero sempre picche. Parlò personalmente con lui? No, con la segretaria, insomma. Perché quando, in quel periodo lì avevano le esattorie... Ho capito. E le dissero proprio esplicitamente non diamo interviste a lei oppure presero tempo? No, non so, mettevano giù il telefono. So. Addirittura? Sì, sì. Ho capito. E quindi siamo negli anni 70, se ho capito sì. Bene. Dal 76 in poi, perché Repubblica esce nel 76. Sì. Prima del 76 lei non si era mai occupato dei cugini Salvo? Sì, ero venuto, ma non mi ricordo esattamente. Io venni nel 68, per esempio, ebbe un incontro con Dalla Chiesa, ecco, l'avevo già visto lì. Ah, ecco, quindi... In cui Dalla Chiesa, ironicamente, mi diceva, ma cosa è venuto a fare? La mafia non c'è, se ne torni... Allora, mi scusi, se ho ben capito, lei ora ha un ricordo più preciso. La prima volta con la quale parla con Dalla Chiesa non è quindi il 1982? No, quando lui era colonnello. Era... Quindi siamo nel 1900... Nel 68. Nel 68, ecco, ricorda in occasione di questo... Primo incontro allora a questo punto, più diretto. Più vicino al microfono, dottore, più vicino al microfono. Sì, scusi. Questo microfono. Di questo primo incontro nel 68, quando Dalla Chiesa era a Palermo, si occupava quindi di mafia, che cosa le disse Dalla Chiesa? Se parlò di politici vicini alla mafia, se parlò dei cugini Salvo?
No, fu appunto un incontro abbastanza breve in cui lui mi fece capire che era un argomento che lo aveva molto deluso, soprattutto parlava dei processi, che tutte le volte che prendevano qualcuno il processo andava a Catanzaro, veniva spostato di sede, e quindi mi parlò come una persona molto così, che aveva un compito che gli sembrava praticamente impossibile, insomma. Quindi già allora lui aveva una posizione nel riguardo della mafia e della politica di grande diffidenza, insomma. Senta, lei nel 68 sì. Sapeva chi erano i cugini Salvo? Sì, certo. Quindi lo sapeva già nel 1968? Ah no, nel 68 non ne parlavamo. No, 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 la domanda non è... No, no, se... lo sapevo, non mi ricordo se conosceva... Conosceva come nome, voglio dire. Sì. Mi pare che appunto che dopo il 76 certamente li conoscevo, insomma. Conoscevo anche perché venivano pubblicate molte fotografie di questi signori sui giornali nazionali, soprattutto non so se era Ignazio quello che aveva questo profilo un po' da rapace, una faccia abbastanza colpiva, insomma. Quindi c'erano foto dei cugini Salvo sui giornali nazionali prima, diciamo, del loro arresto in occasione del maxi processo. Sì, certamente. Senta, lei in un articolo che ha scritto, un libro, Morte di un generale, a un certo punto dice che quando dalla Chiesa ottenne l'incarico di supervisore della sicurezza carceraria... Faccio una domanda, non leggali, perché l'altra volta quando leggevano i libri... No, perché l'altra volta si voleva contestare una difformità tra la dichiarazione del testo e quello che c'era scritto nel libro. Io non sto contestando nessuna difformità, sto dicendo, lei ha scritto questo, qual è la sua fonte? Faccio una domanda. Scrisse che dalla Chiesa stabiliva un rapporto diretto. Cosa ha scritto prima? Chieda che cosa ha scritto. Se sono 20 pagine, e se chiedo che cosa ha scritto in questo saggio. Il tema di carattere allora, generale. Lei scrisse, tra l'altro, dell'incarico di dalla Chiesa quale supervisore delle carceri italiane nel periodo del terrorismo. Ricorda se a questo proposito fece un'annotazione particolare? No, io mi ricordo che fra noi era notorio che dalla Chiesa appunto aveva dei poteri speciali, per cui non si rivolgeva al direttore della carcere ma si rivolgeva al capo delle guardie. Insomma. Al capo delle guardie carcerarie. Carcerarie, sì. Quindi diciamo scavalcava il direttore della carcere. Sì, aveva stabilito un sistema di protezione delle carceri che era fuori dalle norme, cioè... C'erano queste jeep che continuavano a circolare attorno, era tutta una soluzione di tipo militare. Lei ha mai conosciuto il generale Galvaligi? No, non ho mai conosciuto. Il generale La Chiesa, le parlò mai del generale Capuzzo? Forse me ne parlò in termini poco elogiativi, insomma. Ecco, se può fare uno sforzo di memoria, se può ricordare in quale occasione, visto che abbiamo ricostruito 68 e 1982, no? Incontri personali, quindi dovrebbe essere accaduto... No, perché io dalla Chiesa lo vidi poi molto, parecchie volte, quando lui... Non era più nei carabinieri, stava a Milano e aveva improvvisamente fatto una vita mondana, andava spesso in giro, sono andato a casa sua, sono andato a casa della moglie. In quel periodo lì, dopo, quando lui è uscito dall'arma dei carabinieri, ha fatto una... si vede che voleva così capire qual era la società milanese e compariva spesso in società. Ho capito, allora... Siamo nell'81, sì. Quindi ricapitolando, lei lo ha incontrato nel 68, poi ha avuto diverse possibilità, diversi incontri con lui nell'81 e poi l'ultima volta che lo vede è nell'82 in occasione di questa intervista. Ecco, in occasione di questi colloqui che lei ebbe con Dalla Chiesa nel 1981,
Dalla Chiesa le parlò mai del generale Capuzzo o di suoi contrasti col vertice dell'arma dei carabinieri? Ma credo molto di sfuggite. Mi ricordo che una volta si parlò di Capuzzo, ma molto così, sai, eravamo sempre insieme a molta gente, quindi era difficile parlare di cose delicate, insomma. Erano occasioni conviviali, forse. Sì, erano, c'erano 20. Non 30, colloqui. No, c'erano 20 o 30 persone. Okay. Con Dalla Chiesa ebbe modo mai di parlare, di commentare gli articoli che lei aveva scritto in modo molto critico nei suoi confronti, cioè cadde il discorso su questi articoli, sì, pesanti nei suoi confronti. Sì, no, e lui ne parlava così amichevolmente, mi diceva, ah, quella volta lei ha sbagliato, ha esagerato, ma insomma erano rapporti molto amichevoli. Ho capito. Nessun altro problema. Prego. Dottoressa Giulia, buongiorno. Dottore Bocca, innanzitutto una domanda eventualmente per sollecitare il ricordo, le leggo questa data. La data dell'intervista lei la ricorda? Dell'intervista del 1982, può essere 8 agosto 1982? Sì, sì. Senta, a proposito di questa intervista, io le chiedo, lei si ricorda se Dalla Chiesa le riferì di essere deluso del comportamento di Spadolini e di Rognoni? Sì, lui disse chiaramente che il governo... Per ora parliamo di Spadolini e Rognoni. Spadolini io non si fece mai il nome, io allora davo per inteso che parlasse di Spadolini perché era il Presidente del Consiglio, ma lui mi disse chiaramente che era molto deluso perché lui aveva fatto parecchie richieste di ottenere più mezzi, più potere, e che non gli rispondevano. Era come... Poi io ne discussi con Rognoni. Scusi, non ho capito. Ne discussi poi con Rognoni, anche lui mi disse, ma no, ma tu hai esagerato, noi stavamo rispondendo alle sue richieste, però insomma lui aveva l'impressione invece che ci fosse il vuoto attorno a lui. Dico, io le leggo la precedente dichiarazione perché in realtà lei fa specifico una precedente dichiarazione da lei resa in data 29 marzo 93, in cui lei dice... Egli in realtà si mostrava deluso, quindi come se avesse espresso questa sua delusione, non come qualche cosa di implicito, di Spadolini e Rognoni, cioè proprio come nomi fatti, sì, i quali ancora, nonostante le promesse, non gli avevano dato i necessari poteri per una seria lotta alla mafia. Sì, cioè qui lei riferisce che esplicitamente il generale Dalla Chiesa avrebbe parlato di Spadolini e Rognoni con riferimento a questo mancato conferimento di poteri. Vabbè, mi conferma questa dichiarazione? Ma sì, ma perché uno era Presidente del Consiglio, l'altro era Ministro degli Interni, evidentemente parlava di loro. Quindi i nomi non furono fatti. E non può anche darsi che li fece, insomma, io trovai che era perfettamente naturale che lui, lamentandosi di un mancato aiuto, parlasse delle persone che avevano questo potere in Italia. Lei trovò perfettamente naturale, io voglio sapere questo, lei ricorda se si fecero o meno i nomi, cioè disse io sono deluso da queste persone? Io non posso giurarlo, ma penso che è la stessa cosa, anche se non fece i nomi, si riferiva a quei personaggi lì. Tanto è vero che poi Rognoni, quando mi incontrò, mi chiese perché ho scritto questa faccenda, aveva capito perfettamente che si riferiva a lui. Presidente, qui dice, egli in realtà si mostrava deluso, io lascio al Tribunale la valutazione se c'è difformità o meno. Mostrava, nel senso, però insomma, penso che il testo abbia chiarito. Si mostrava deluso, si mostrava come uno che aspettava di essere ammazzato, altro che deluso. Sì, un attimo, però qui il discorso è diverso, qui si parla di una precisa promessa che non era stata mantenuta. Ma sì, perché tutti questi poteri poi furono dati al suo successore che non li usò per niente. Quindi... Senta, sempre in occasione di questa intervista, quindi 8 agosto 1982, lei ricorda se la moglie del generale Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro, ha assistito all'intervista? No, all'intervista no, poi venne con... il generale mi invitò a mangiare a pranzo a un hotel a Mondello e allora lì c'era anche la moglie. Senta, le risulta che la signora Setti Carraro fosse in qualche modo partecipe dell'attività del marito? Credo che la moglie Dalla Chiesa desse fastidio al marito, nel senso che era... una donna anche un po' ingenua e non capiva quali erano i pericoli, i rischi
di Palermo, per cui si veniva, la invitavano, lei andava anche in casa di gente che aveva dei rapporti con la mafia. Sì, e questa è una risposta, però io le chiedo, anche perché ha fatto un preciso cenno in una precedente dichiarazione, le sembrava, era partecipe all'attività o meno la signora? Non credo. Grazie, io esaurito, Presidente. Avvocato Spacchi. Scusi, io ho solo una domanda, dottore Bocca, ed è questo. Questa conversazione sui pieni poteri, che gli erano, non gli erano stati affidati, ce lo può raccontare in dettaglio, o nel particolare? Sì, appunto, mi disse che lui non aveva il potere di coordinare le varie questure, non poteva dire al questore di Agrigento, lei mi faccia un'operazione, un'inchiesta, perché questo qui diceva no, io non prendo ordine da lei perché lei è prefetto di Palermo e lo Stato non ha deciso che lei è il super revisore, il coordinatore. Ho capito, ma allora non si trattava di coordinamento, si trattava di determinare l'azione del questore, se ho capito bene. Come coordinamento? Sì, perché la mafia non aveva dei limiti provinciali, si svolgeva dappertutto, lui diceva fate un'operazione a Catania, quelli non lo fai. Mi volevo, quando lei ha riferito non posso dire al questore fai questo e fai quello, sì. È qualcosa di diverso dal coordinamento, è un suggerimento di iniziative. No, io voglio spiegato questo. Sto spiegando la domanda. No, lui era chiarissimo, lui essendo un militare, sì. Uno che era abituato a coordinare le operazioni sul territorio, qui non riusciva a farlo. Cioè lui aveva la sensazione che se telefonava anche al questore di Palermo, il questore di Palermo lasciava cadere il discorso e dice ma lei chi è? Insomma lei faccia il prefetto. Ho capito, ma le disse che il questore era avvenuto un fatto di questo genere? Sì. Cioè il questore di Palermo gli aveva detto lei chi è? Sì, no, mi disse io gli telefono e questi qui mi trattano con molta deferenza, ma sì, poi non mi danno mai, non danno mai seguito a quello che gli chiedo. Ho capito, mi scusi, lei ha detto poc'anzi che il generale della Chiesa aveva un suo modo di essere, cioè concepiva da militare e così via. Di seguito eccetera, e qualche volta sceglieva le vie brevi, per esempio il carcere, attraverso. C'era una conflittualità tra il modo di essere del generale, cioè che cosa non veniva tollerato del generale, questa sua intraprendenza, questa sua volontà di far carriera, l'ambizione, il... Non veniva tollerato da chi? Dagli interlocutori, istituzionali, dall'arma o anche dalle questure, diciamo. Dalla Chiesa era uno che aveva una grande diffidenza verso lo Stato e che pensava che le sole cose che, buone che si potevano fare le si poteva fare con delle piccole equip. Con delle piccole? Delle piccole squadre di specialisti. Per cui lui sceglieva questi suoi specialisti da varie armi, anche non dai carabinieri, e con questo gruppo, con questa task force, riusciva a fare bene la lotta contro il terrorismo. A Palermo disponeva, aveva creato questa task force? No, qui credo di no, qui credo che fosse stato, ho avuto l'impressione che fosse stato in certo senso abbandonato anche dai carabinieri. Abbandonato anche dai carabinieri, cioè le risulta... No, che non è che avesse qui un appoggio deciso, così si comportavano correttamente verso di lui, ma non aveva più quell'appoggio che c'aveva, insomma, lui quando faceva la lotta al terrorismo aveva una sorta di potere totale, anche un po' al di fuori dalla legge e dall'ordine, insomma, questo gruppo si muoveva a suo ordine, anche per esempio quando c'è stata nel carcere di Alessandria eccetera, che c'era stata una ribellione, è stata domata in una maniera un po' sbrigativa, diciamo. Sì. Quindi diciamo questo era il modo della Chiesa di concepire la... Sì, era molto individualista, era molto convinto che pochi uomini capaci funzionassero meglio che molti incapaci. Nel parlare delle vicende diciamo nostrane siciliane, il generale della Chiesa
Le disse esplicitamente che aveva un gruppo di collaboratori che lo stava creando, no, che gliel'avevano negato, non lo so. No, qui era completamente sprovvisto. Ma glielo disse? No, mi disse che non aveva nessuno. Poi bastava vedere lì in quel giorno, in tutta la prefettura c'era una persona che era una specie di custode. C'era proprio il senso dell'abbandono totale. Lei poc'anzi ha detto, a proposito della Chiesa, che si serviva, più che delle strutture, io parlo delle carceri in questo momento, dei, diciamo, comandanti delle guardie. Le risulta qualche episodio specifico, qualche fatto specifico? No, ne risulta, siccome noi in quel periodo lì ci interessavamo moltissimo del terrorismo, eccetera, e queste notizie erano abbastanza notorie, non so, cioè sul piano notorio. Tutti lo sapevano che lui aveva questi poteri particolari. No, ma lo specifico al quale mi riferisco è la sua affermazione in questo senso, cioè si serviva o qualcosa del genere dei marescialli delle guardie, dei capi delle guardie. Scavalcando i direttori, sostanzialmente, sì, questo. Perché quando un giornalista andava a chiedere un permesso al direttore del carcere, il direttore del carcere diceva: io non li posso dare, dalla Chiesa è lui che decide, insomma. Ho capito. Lei ha sentito parlare del maresciallo in candela, faccio una domanda più precisa. No, okay. Maresciallo in candela, quindi non le risulta niente di particolare, nessun'altra domanda. Va bene, domanda. Nel corso di quell'intervista dell'82, dalla Chiesa le disse che pensava che il suo telefono fosse controllato? Era sicuro, no? Ma che cosa le disse a questo riguardo? Vuole ripetere, dottore? No, dico, era sicuro che era controllato. Quando faceva queste telefonate si capiva benissimo che sapeva che il suo telefono era controllato. Ecco, ma le disse qualcosa esplicitamente, no, su questo punto? Disse: io penso che il mio telefono è controllato, per esempio. Oppure lei lo capì da qualche cosa che lui disse, da qualche comportamento? No. È molto difficile spiegare che alcune cose erano ovvie, insomma, non c'era il minimo sospetto che non fosse controllato. Ma come lo capì lei? Questo vogliamo sapere, dato che non glielo disse esplicitamente il generale. Come lo capì lei? Non lo capì perché erano controllati tutti i telefoni. No, voglio dire, appunto, le dico, è molto difficile spiegare adesso delle cose che in quel periodo lì erano il dominio comune, insomma. No. Cioè io non posso dirle ho la prova che può essere controllato. So che Se glielo ha detto. No, lui non me l'ha detto. Lui non gliel'ha detto. Nel corso di quella intervista lui non ricevette delle telefonate, se ho ben capito. No, nessuno. In un'ora e mezza il capo della lotta contro la mafia non ricevette nessuna telefonata. Avvenne di mattina, di pomeriggio? Erano le 11 del mattino. Le 11 del mattino. Senta, lei ha detto che poi si... Questo lui me lo disse, vede, non mi chiama nessuno, questo me lo dice. Fu un'osservazione che lui fece nel contesto del discorso in cui disse che era isolato? Sì, lui disse: mi hanno fatto il vuoto attorno. E disse: no, vede, non mi chiama nessuno. Sì, lei è qui, da un'ora che è qui non è arrivata una telefonata. Lei ha detto che poi, dopo questa intervista, siete andati a pranzare insieme in un ristorante di Mondello. Sì. C'era anche la moglie? C'era anche la moglie, e io lì ebbi una prova del suo isolamento, perché quando entrammo in questo ristorante che era gremito, ci fu come un movimento di terrore. Movimento di? Di paura, dice, arriva questo qua, magari vengono a sparare qui dentro, cioè era considerato un personaggio pericoloso. Ma ecco, per capire, da quali segnali lei comprese che c'era un atteggiamento di paura? Qualcuno si alzò e se ne andò, si spostarono, no, delle sedie? Erano degli sguardi sbarrati che guardavano e dicevano: ma come mai, cosa è venuto a fare? E io stesso in quel periodo lì mi guardai attorno per vedere se c'erano dei personaggi strani, perché insomma era estremamente rischioso, perché lì lo poteva... Era da solo o scortato?
No, eravamo da soli, lui, siamo arrivati da soli, ci guidava lui. Non ricorda se c'era una macchina che vi seguiva? Non lo so, certo, io per esempio ebbi un moto di paura, dice, ma che, insomma, essere così allo scoperto in un ristorante dove può entrare chiunque e sparare, era, lui difatti lo faceva con ostentazione per far capire soprattutto alla moglie, per far vedere che lui non aveva paura di nessuno, che era tranquillo, era un po' eccitato, nel senso che parlava ad alta voce, ordinava dei piatti, per far vedere anche alla gente che lui non aveva paura di nessuno. Perché lui credo che concepisse molto la funzione della recita, cioè che a Palermo lui doveva apparire come l'uomo del coraggio. Mm. E ricorda di che cosa parlaste durante il pranzo? Ma parlavamo di Milano, lui mi ricordo che quando verso la fine mi chiese, lei quando parte? Ma le dico, partirò fra 2 ore, dice, fortunato lei che se ne può andare via, era preoccupato insomma. E nel corso della conversazione la moglie intervenne e disse qualche cosa? No, non era una persona molto interessante, direi. Diciamo, questo è il suo punto di vista. Io volevo sapere se, sì, fece qualche commento relativo all'attività del marito a Palermo. Non parlava, e se parlava lui la zittiva. Ho capito. Nessun'altra domanda. Domanda del Presidente. Dopo la pubblicazione dell'intervista, ebbe modo di incontrare il generale? Sì, dopo lo incontrai quando era a Milano. Dopo la pubblicazione dell'intervista? Sì, venne una volta a Milano e lo vidi, ma mi ricordo che gli parlai del brigatista Naria, dicendo... Quindi siamo sempre nell'agosto? No, dopo, cioè, sarà stato settembre. E cioè settembre muore? No, prima delle... passarono 3 mesi, no? No, la domanda mia era se dopo l'intervista lei aveva incontrato il generale. Tra l'intervista e la morte sono passati 3 mesi. No, un mese. 8 agosto, 3 settembre, meno di un mese. Mi pare che l'ho visto una volta a Milano, sì. Perché lo vidi in casa della moglie e gli parlai di questo brigatista e lui mi disse no, non... E lui sull'intervista non le disse niente? No, era d'accordo. Era d'accordo. Glielo disse espressamente che insomma condivideva quello che lei aveva scritto, che l'aveva riportato fedelmente. Sì, beh, certo, questo già 2 giorni dopo. Il giorno dopo dell'intervista fece una telefonata, dice va bene. E questo dice? Sì, mi dice, sì. Ha fatto bene. Va bene. Può andare. No, su questa mia domanda. In relazione all'intervista. Sempre parlando, l'intervista si svolse in prefettura, se ricordo. No, su questa mia domanda, avvocato Sbacchi. Presidente, genericamente si è parlato. Discorso dopo l'intervista, questo e basta. Perché lei aveva chiuso. Sì, no. Su questa mia domanda ha qualcosa da dire. Su questo incontro postumo, no. E allora può andare. Credo, grazie. Che si fosse riaperto all'intervista. Si riapre sempre.